E Potenza, la città italiana dei giovani 2024. Il sindaco Mario Guarente ha ricevuto il premio dal ministro dei giovani Abodi a Palazzo San Giacomo, sede principale del comune di Napoli, che aveva vinto il premio lo scorso anno. È un traguardo importante che non abbraccia l'amministrazione, abbraccia la sfida che hanno colto tanti giovani, che hanno colto tante persone, che hanno riposto in questa sfida una speranza. Siamo il paese che ha la più bassa rappresentanza giovanile nelle istituzioni nazionali, ha una scarsissima rappresentanza a livello europeo, a livello comunale e amministrativo le cose non vanno meglio. Il premio nasce con l'obiettivo proprio di aiutare anche a livello territoriale i giovani ad avere un protagonismo all'interno delle istituzioni. Col progetto Connessioni Attive, Potenza ha superato le altre quattro città finaliste, Catania, Pisa, Teramo e Jesolo. La vita dei giovani ragazzi e ragazze, adolescenti di ogni età non è che venga scandita dalle giornate dei convegni o dal riconoscimento di premi, ma dall'impegno che nella progettualità presentata dai comuni deve essere sviluppato e messo a disposizione della gioventù come partecipazione, opportunità, ascolto. È quello che stiamo cercando di fare. Promosso dal Consiglio Nazionale dei Giovani, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia Italiana per la Gioventù, il premio viene assegnato ogni anno alla città che si distingue per la cura e l'attenzione ai bisogni delle giovani generazioni. Abbiamo voluto valorizzare la componente giovanile della nostra città in tutta una serie di attività e progetti. Uno su tutto la creazione finalmente del Forum dei Giovani. Oggi presentiamo anche il nostro nuovo presidente, quindi siamo molto contenti. E siamo contenti che qui a Napoli possiamo cedere il testimone alla futura città dei giovani 2024, immaginando magari anche collaborazioni con altre città per ulteriori progetti e ulteriori iniziative che possano valorizzare appunto i nostri giovani. Siamo la città più giovane d'Italia e continueremo a portare avanti tanti progetti. Un'esperienza molto importante perché ci ha aiutato a finalizzare meglio la nostra programmazione nei confronti dei giovani, ha stimolato il Comune alla realizzazione del Forum dei Giovani che mancava nella nostra architettura istituzionale. Abbiamo aperto altri centri giovanili, abbiamo fatto una serie di iniziative di mentoring e anche di stimolo nei confronti delle nuove generazioni per cercare nuovi talenti, dare nuovi esempi, creare delle nuove opportunità.